Roma e Milano hanno ospitato le due anteprime del film Belli di papà, uscito in sala lo scorso 29 ottobre. È un film che ha al centro un padre di famiglia molto ricco e tre figli viziati e bamboccioni che passano da un aperitivo all'altro senza aver chiaro il senso della vita. Compriamo l'Inter. Ed è proprio il padre, interpretato da Diego Abatantuono, ad elaborare un piano per far scoprire ai figli un verbo di cui non hanno mai sentito parlare. Lavorare. Tra elementi tipicamente comedy e continui colpi di scena, il film scorre leggero, fino all'epilogo che rimetterà i protagonisti di fronte alle loro responsabilità, per un finale lontano dai soliti luoghi comuni. Noi siamo stati presenti ad entrambe le anteprime e ne abbiamo approfittato per chiedere ai protagonisti di raccontarci l'esperienza sul set e il loro punto di vista sulla storia. Io in genere interpreto il figlio perché sono molto giovane, io ho 32 anni, però questa volta mi hanno truccato un po' più da grande, quindi sono riuscito a fare il padre, un padre di famiglia molto agiato, benestante, uno che si è fatto da solo e nell'intento di lavorare molto per ottenere risultati, come spesso capita, ha trascurato un pochino il rapporto con i figli. Spesso ci si dedica ai figli tramite le cose che gli si danno e non il tempo che si concede a loro. Tra gli attori c'è anche Francesco Facchinetti, al suo esordio sul grande schermo. Questa storia potrebbe essere la storia di qualsiasi famiglia italiana, dove si giudicano i giovani come dei bamboccioni nulla facenti, dei gente che ama solo cazzeggiare, e quando in verità la problematica vera sì, magari i giovani sono così ma per colpa di un'educazione che è mancata o è stata una maleducazione, oppure il fatto che i genitori spesso e volentieri tendono ad assecondare i vizi e non le passioni dei figli, ed è per questo che tanti ragazzi sono delle papabili Ferrari ma non riescono a correre il loro gran premio. Ma le nuove generazioni sono davvero così o c'è ancora una speranza per loro? L'abbiamo chiesto alla più giovane delle attrici in scena. Il mio personaggio, tra l'altro, che sembra quello più antipatico, quello più inamovibile da quella realtà di lusso eccetera eccetera, in realtà riesce in un percorso anche sano a diventare una ragazza come tutte le altre che riesce ad apprezzare le cose vere della vita, quindi assolutamente c'è speranza. A rendere possibile la realizzazione del film è stato anche il contributo economico del gruppo Cariparma Crédit Agricole attraverso le banche Carispezia e Friuladria. Io credo che sia fondamentale nell'ambito del gruppo Cariparma che ci sia tra le banche del gruppo questo tipo di collaborazione, di sinergia per raggiungere obiettivi comuni. Così come penso che sia importante l'intervento che il gruppo faccia nel settore del cinema utilizzando questo strumento legislativo del tax credit che consente al cinema italiano di avere delle fonti di sostentamento, soprattutto al cinema di qualità come il film che guardiamo questa sera. Qui con Carispezia abbiamo affiancato la realizzazione, la sponsorizzazione di Belli di Papà, ma è anche la dimostrazione che il gruppo quando lavora assieme, quando si dedica a qualche cosa, sia essa cultura, sia essa attività cinematografica, può fare bene. Questo è un film che racconta, magari in modo leggero, però una storia bella, di esempio, di reazione, di sacrificio. Penso che alcuni valori siano importanti e emergano. E li sento miei, li sentiamo nostri come azienda, come gruppo. Insomma, un film riuscito che ha lasciato soddisfatti tutti i presenti in sala. Magnifica serata, mi sono divertito, ho visto tante persone divertirsi, una commedia leggera, attuale. Che dire, buon divertimento, andatelo a vedere.